Smutami. Benvenuti, devo prima smutarci perché se non ci smutiamo ovviamente non funziona, ma siamo stupidi, quindi... Ok, ok, sì, no, eh... noi siamo, noi siamo, non facciamo parte dell'elite che sa tutto, no, ma siamo No, però siamo questa sera qualunque, messaggio sì, potrà, qualunque vostro messaggio potrà essere volutamente frainteso. Per esempio Penelope Panico dice, mi è crashato Discord, cosa intenderà cosa, veramente? Cosa, esattamente, cosa, cosa, che cosa vuol dire con questo crashato? Che Tra l'altro, vi faccio presente che il Discord, letto al contrario, si, le si legge Droxid. Droxid, esattamente. Che sembra droxid. un farmaco. Esattamente, e anzi potrebbe essere addirittura uno dei farmaci che sta sviluppando la Pfizer, questa casa farmaceutica che ha a quanto pare scoperto appunto il vaccino, e, e che però, se pronunci il, su <ride> il suo nome infatti 15 persone perché sputi a me, a me fa morire eh, axley perché dice che mi ringrazia per aver messo le nuove emote oh, eh, le... aspetta 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 eh. aspetta un attimo un secondo aspetta eh. non abbiamo mi messo un cazzo senza nuove emote. costi aggiuntivi mi sono iscritta al nostro canale e <ride> <ride> eh no perché la, eh, allora vi ricordiamo cari amici che state critica, come è possibile non lo so, ah, okay. è il mio mesiversario perché okay. cari amici okay. che ci state seguendo, voi potete iscrivervi gratuitamente al nostro canale se avete un abbonamento di Amazon Prime. Donerete quindi il vostro abbonamento a noi di Science Stream. In particolare, io avevo fatto un gran casino: la mia ragazza mi sta prendendo in giro, avevo fatto un gran casino, quindi era andata a pagare l'abbonamento per il nostro canale. Senza usare... Vabbè, sì, mi stanno infatti, facendo eh, non lo so, non, me... non lo so, non ho capito. Uh, aspetta, condivido mostro. Uh, condividi, ok. Uh, grazie, Jack Vallerina, per essere taburato per 5 mesi e per averne pagato veramente uno. Ah, ecco, ecco. Ha eh. Senti um, allora io vorrei sapere, Axel, visto che fate tutti, fai tutto quello saputo, eccetera, come scarico le emote da Telegram? Ma non le hai già la... messe? No, assolutamente no. Andir dice fra tre giorni farò sei mesi, beato te, bravo, verso nove dovresti iniziare a parlare, eh, poi esatto. quando arriverai alla mia età, cioè a 25 anni eh, il mondo ti sembrerà molto più brutto, però per ora goditi questi sei mesi. Va bene ragazzi, ottimo. Allora, eh, intanto eh, qualcuno nella, nella chat di, di Telegram, perché noi abbiamo anche una chat di Telegram, che è una bellissima sì. chat nella quale potete inter, intervenire con noi e eh, vedere tutti i francobolli di Bertacchi. Qualcuno diceva che stava guardando le iene che parlano di plasmi per immune. Questa sera noi non parleremo di plasmi per immune perché, sinceramente, se guardo le iene mi viene la gastrite, esatto. come è, com è giusto che sia, perché le iene sono il male. Un tempo erano un programma anche decente perché faceva dei servizi decenti e alcuni servizi sono ancora decenti, però Pochi. meglio non guardare le iene esattamente non ti diamo no, visualizzazione di, di distruggere i di e... dinosauri mentre Jack Valerina ha subscribato di nuovo eh no l'ho rilanciato io perché voglio dicono <ride> che non si sentono gli mh, gli audio no, quindi temevo di aver pagato due volte <ride> no 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 dovete sapere che funziona così Streamlabs fa questa cosa molto carina tutte le volte che tu lo apri quindi da una settimana all'altra prende tutte le tracce audio e sceglie di far uscire a caso uh, di, di decidere a caso quali devo ascoltare e quali no e non solo, ma mi cambia anche gli output. Quindi a volte me lo mette sulle cuffie, a volte lo mette sul, sul PC, a volte lo mette non lo so, lo sa so solo lui. E quindi praticamente tutte le volte vai a rimpostare l'audio da zero, perché tutte le volte mi cambia i setting. Perché grazie. L'uomo è stato davanti di distruggere i dinosauri, uh, di... grazie per l'assaggio. Grazie, grazie per Robirigna. Infatti, vedi ve ve che ho fatto bene a ricordarlo. <ride> uh, Morex dice il, il servizio di Fabio Fazio che si denudava di davanti alla Marcuzzi. No, forse no, non no. quello. No, erano decenti quei servizi magari di, eh, di, di, che andavano a fare su. Non me lo ricordo, perché tutti no. quelli di merda mi hanno, mi hanno cancellato la memoria sui servizi belli delle Iene. L'ultimo bello che ricordo era quando c'era Simona Ventura che conduceva le Iene, cioè penso nel 98, una <ride> roba così, perché sì, Simona sì, Ventura sì. aveva 20 anni all'epoca. A, a me invece piace molto strisce la notizia quando c'è Brumotti che piglia botte così perché piglia botte? Così, sì, esatto. Fabio vola, non Fabio Fazzi, Sì, giusto, hai ragione. Eh, allora, vai. Eh... allora, stasera dobbiamo parlare di complotti, però parliamo di un complotto molto interessante. Eh, sì. Eravamo molto indecisi. Per una volta avevamo 750.000 eh, argomenti. Ne abbiamo scelto sì. uno che era in linea sì. con la modernità. Perché, come saprete, Trump ha forse perso le elezioni, e dico forse perché secondo tutti ha perso le elezioni tranne Libero che invece ha detto sia vinto. E anche lui, e, e, e ovviamente Trump stesso, perché Trump, Trump dice stesso. che no, noi, vincere, sono, noi abbiamo vinto, so, ci sono dei problemi... a dirlo, Trump stesso è libero. Esatto, no. tra l'altro ci sono un sacco di, di bellissimi vignette, meme ironici, dove c'è Trump che tipo eh, non vuole uscire dalla, da, dalla stanza ovale, piange, si mette... vabbè.. E più o meno che è quello che presumo sia accaduto davvero. Ecco. Esatto. Comunque eh, uno eh, dei complotti che è uscito fuori con più forza durante la campagna elettorale è stato proprio quella che riguarda eh, il famoso personaggio Q e quelli che seguono il personaggio Q. Eh, Esattamente. Che avrebbe rivelato tutta una serie di ehm, retroscena della politica statunitense eh, che, insomma, abbastanza inquietanti. Allora, per, per parlare di questa cosa, noi non solo dovremo cogliere tutti i vostri messaggi subliminali che ci manderete in chat, ma esatto. dovremo anche utilizzare un lessico particolare, perché ci sono delle parole che non possiamo dire, altrimenti ci chiudono il canale Twitch. Una di queste, per esempio, sono quelli che eh, sono gli adoratori di eh, Santana. Eh, il, il chitarrista, ovviamente, okay? perché okay, questo complotto esatto. riguarda... Uh, gli possibili. adoratori di Sant'Ana Sant e poi altri, altri altre persone che hanno una passione una passione particolare è Pedro uh, i, quelli che hanno la, 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 la pedrofilia no? sono <ride> amici di Pedro sono, gli, proprio lo amano Pedro <ride> <ride> perché mi esatto. uh, va bene Penelope eh, non ti abbiamo invitato come ospite ma non lo so se è un buon bene che... Esatto, cioè, mal, è un male che non sia venuto allora avuto... quindi sì parleremo cioè, avete presente Pedro quello della cipolla ecco non lui esatto esatto non, non è la cipolla <ride> Pedro Pascal, ecco, Pedro Pascal, grande Pedro Pascal, Esatto, Pedro Pascal. Di queste persone, di queste persone qui, a parlarmi in questo modo, perché eh, se parliamo in qualche altro modo ci chiudo il canale subito, perché... <ride> Tra è... l'altro io posso dire di essere la persona meno adatta a parlare in codice, quindi ci chiuderà col canale in 30 secondi. Esatto. <ride> Ma Simone mi scrive, eh, dobbiamo parlare in codice. Ok, va bene. <ride> quindi io parlerò molto lentamente perché potrebbe essere un problema. Esattamente. Eh. Ehm, allora, eh, quello di cui noi dobbiamo parlare quindi è ehm, di questa teoria di cui devi parlare tu, per esempio, come siamo entrati noi a conoscenza? Noi, che siamo italiani, che non, 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 non votiamo Trump, credo però. Allora, in realtà è da anni, cioè anni che in, in linea di massima seguo tutta una serie di. Uh, siti di debunking, siti di, di, di complottismo vario, ma nel senso buono, non è che io seguo i complottismi, ma mi interessa un po' l'argomento. Però devo essere sincero, tutta la questione uh, di, di questo anonimo Q e tutto quello che c'era dietro, non l'avevo mai considerato molto, un po' perché mi, 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 mi annoio un po' tutta quella parte lì. Però a un certo momento ero mh, durante il lockdown, ero in casa, stavo uh, lavorando al computer. Eh, era estate, teniamo la finestra aperta e eh, sento le io, io abito al quinto piano è un palazzo eh, delle, dei vicoli di Genova e sento le vicine al primo piano del palazzo che parlano questo tu implica due che... cose che le vicine parlavano o ad alta voce oppure tu hai una... un superudito super esatto sì, e quindi io non sono un supereroe, le vicine stavano letteralmente urlando, <ride> ma lo fanno sempre, sono due signore anziane che tra l'altro io pensavo vivessero nella stessa casa, invece a quanto pare no, e quindi parlavano da una finestra all'altra, ma di fianco. Questo è quello che può succedere in Liguria esatto. quando hai le case che sì, ti sì. si costruiscono addosso. Eh sì, però di fianco, quindi iniziano a parlare. Io sentivo questo discorso un po', non ci facevo caso, un po' stavo studiando, stavo facendo altro. Poi inizio a dire: Eh, ma comunque uh, mio, mio figlio mi ha mandato un video nel quale si, si fa vedere che ci sono tutti questi uh, politici che mangiano i bambini. Questo lo posso dire, no? Sì, Ok. Sì. Eh, che mangiano i bambini e che poi, comunque, c'è l'occhio che, che ci vede tutti, che ci controlla, eh, e poi sono come dei vampiri e degli adoratori di Sant'Ana. Ok. Stato... Esatto. E inizia a sentire e dicono: Aspetta un momento, cosa stanno dicendo le vecchie <ride> Perché è una cosa che ti attira un po' l'attenzione, perché attualmente <ride> Sant'Ana è da un po' che non fa un disco, era... quindi ti viene da dire: Come mai. Eh, aspetta, ma tutto questo, però, era alternato da. Ma io sto preparando il minestrone, ma cosa ci metti tu nel minestrone? E tra il minestrone e i, che i politici che mangiano i bambini, sì, sì. E quindi ho detto: Ok, no, aspetta, eh, c'è qualcosa che non va. Ho detto: Vabbè, sarà il figlio della signora che è fuori di melone, gli avrà mandato chissà quale video, certo. e la signora comunque non è molto sveglia, e magari crede un po' le cose. Quindi cosa faccio? Ho fatto uno stato su Facebook nel quale ho raccontato questa cosa parecchio uh, mm -hmm. surreale, perché poi la conversazione è andata avanti quasi un quarto d'ora. Qua perché poi in c'era comunque anche la diluizione della... Sì, del… Sì, sì, della ricette. ricette, la tua cipolla la metti, ho messo sì, un sì, po' di pezzi. Allora, durante questa cosa ho imparato a, fare, ho imparato a cucinare un polpettone e, a... <ride> e tutte queste cose sui complotti. Uh, il punto è che uh, comunque scrivo questo stato su Facebook e uh, commenta se non mi sbaglio uh, se non mi sbaglio mi commenta proprio uh, mi, co mi commenta proprio. Mh, eh, Michelangelo Butak Ah, il, sì. il, uno, sì, sì, il creatore di, di Buttak e forse anche David, David Puente uh -huh. mi pare non mi ricordo. Comunque che ho tra gli amici, tra i contatti e mi dicono: ah, anche tu, quindi sei venuto a contatto con le teorie dell'anonimo Q, che io chiamerò anonimo Q perché, sì. se va bene, anche questa è una, è una parola de, 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 non bannabile Allora, io ho controllato, Twitch non ha una politica contro queste cose qui, però nel dubbio che gli venga in mente di metterla. E siccome dubbio, questo video dubbio. andrà su YouTube, meglio eh, utilizzare. Esattamente, meglio utilizzare dei de linguaggi in codice per parlare di una teoria dei linguaggi in codice. Esatto. Ok, così nessuno di noi capirà un cavolo. <ride> uh... <ride> Con una confusione incredibile. Esatto. Eh, quindi, allora, uh, di conseguenza mi decido di andarmi un pochino ad informare mm -hmm. e, e scopro tutta una una serie di, non è solamente un, una teoria del complotto, ma sono tutta una serie di teorie del complotto accatastate l'una sull'altra che fondamentalmente vanno a sostenere una, sono sostenute soprattutto da una parte del, del cosiddetto alt-right americano, quindi della destra mm. non tanto moderata americana, ecco, eh, ripresa poi anche in Italia in parte da alcuni eh, giornalisti, in, par in particolare eh, come ad esempio alcuni di libero, ma non solo. Eh, e tutta, giustamente, Penelope Panico ci commenta con dei triangolini con l'occhio che ci guarda. Esatto. Giustamente, giustamente, ecco, queste signore dicevano, eh, la piramide con l'occhio ci osserva sempre, io ero dall'alto che le guardavo. <ride> dicevo: hanno ragione, indubbiamente, no? Hanno ragione. Eh, e quindi, praticamente, dicevo, sono tutta una serie di teorie del complotto che... Eh, parlarne in maniera molto approfondita sarebbe abbastanza difficile. e Sono state ben riassunte da una serie di articoli. Tra l'altro del post che poi, se mm -hmm. magari dopo mettiamo: strano link, a dirsi, strano a dirsi. Del post e l'Internazionale. Eh, che sono due giornali che personalmente io mh, acquisto: vabbè, post, post non ho ancora l'abbonamento, però magari lo farò, internazionale invece lo compro, quindi, comunque eh, sono, non sono male. Anandir uh, dice la, più che la piramide ce l'hai in testa, sì, possibile. Ma allora, in questa, in questa teoria, in realtà diversi anni fa, ehm, circa nel 2011, penso, quindi prima di tutto questo, eh, mm -hmm. parlando con degli amici, avevo teorizzato la venuta della PUT, la Pseudoscience Unified Theory. La put, mm. proprio, che, ovvero la teoria unificatrice delle pseudoscienze. Cioè, che a un certo punto certo. le pseudoscienze sarebbero convergiute. Se è il termine corretto, giusto? No, non sono convintissimo, ma facciamo che sì. Ok, sarebbero convergiute all'interno di una, una teoria unica. Che se andavi a guardare bene avrebbero cozzato una con l'altra. Le teorie, ma tanto bastava <ride> farci caso, ma tanto, cioè. e tutto poteva funzionare, no? Eh, e la sigla, appunto, come dice Penelope: è la PUT che è, secondo me è un po' evocativo, anche come sì, che è un po' la sigla di puttanate. Ma non solo. Ma non solo di quello, esatto. esatto. Allora, eh, scusate, eh, mi sta scaricando il telefono. Tutto questo, eh, tutte queste teorie, hanno avuto origine. Attenzione, adesso vi racconto la storia. Perché fa, a, fa, a me fa morire. Cioè, io l'ho letta. Uh, in questi giorni per approfondire un pochettino e se non ci fosse da piangere, farebbe morire da ridere. Cioè, tutta questa roba parte con il Pizzagate nel 2016, eh, è una cosa con le elezioni di Trump, no? Uh, dove, cioè, a un certo punto, si è deciso sull'internet, in realtà su 4chan. Eh, che è questo posto, eh, posto Prima dove... su Reddit mi sa, mi sa Reddit. Che mi ha fatto Reddit for Chan E poi 8chan Comunque è partita sta roba Che all'interno di una pizzeria Ma con nome Cioè proprio il nome della pizzeria Che è tipo la Comet eh, Ping -pong. Ping Pong, no, Comet Ping Pong, Comet oh, Pong, -pong, Pong non Google <ride> ha recensito nemmeno benissimo, 1226 recensioni, è eh... perché le hanno cancellate tutte, eh? Google Con... ha cancellato tutte le recensioni e poi le hanno riniziate a mettere, grazie Luke per la su, su subscription, me la sono perso, ok, Lo visto ora. ok, eh, grazie Luke. Ehm, che a 3.8 i recensioni dicono che fanno anche una bella pizza, e dentro ci sono anche pong, ci sono i tavolini da ping pong: cioè si mangia la pizza che ti veniva ping pong. Ma che bello! C'è cioè, un'idea geniale! capisci cioè, cioè, Non lo so quanto okay. geniale, devo essere sincero. Perché vabbè, a Washington, però. comunque, fatto sta: tra l'altro, è aperto in questo momento. Se volete andare, siete nella zona, eh, potete se siete andarci. a Washington, potete andare alla pizzeria Ping Pong. Esatto. E, e, e qui, secondo la teoria che si è diffusa su internet nel 2016, praticamente si ritrovavano dei poteri del mondo eh, legati al, a, al partito democratico non quello italiano al partito democratico quello ai democratici quelli americani eh, esatto. per ascoltare eh, santana e eh, per, ehm, per, Aspetta, seguire pedro. Eh, per per giocare con pedro per giocare con pedro ecco eh, e quindi e tutto era partito tutto era partito dal dalle famose migliaia di mail de, 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 de Clinton, della Clinton che erano state diffuse da Wikileaks sì, è vero Perché dove però praticamente... non c'è assolutamente una favazza di niente però se ti eh leggevi aspetta. le prime lettere no. <ride> vai, vai. vai vai no vai. che se tu leggevi tipo estrapolavi qui e lì dei pezzi scoprivi che tipo a un certo punto c'era Uh, un, um, un riferimento alla pizzeria cioè lei era andata in quella sì. pizzeria in una mail Ma e neanche di... lei eh. Eh? Un, um, e era, era un, un tizio di sì, una cena una elettorale racconta. una roba così cioè, era sì. un riferimento a un, una cena capisci c'era il, il, ristorante, il ristorante la pizzeria e poi praticamente c'era un riferimento alla pizza al formaggio sì. i cui le cui iniziali sono cp eh, che sta per Cheese pizza ma è anche per uh, i, ba uh, beta, i bambini. Uh, per carezzare Pedro esatto? Mm, cioè, che bravo, immaginatevi eh. in inglese. Eh, e quindi a questo punto hanno concluso che tipo il ristorante era sede di tutte queste <ride> robe orribili senza nessun motivo. Ed è bellissimo e... questa cosa qui. Allora, è bellissima da, fino a un certo punto di vista, prima perché se non tu sei un ristorante. ristorante, un pizzaiolo <ride> esatto. e ti punto in bianco, inizi a vederti delle recensioni che dicono uh, nella, vostra, nella vostra pizzeria si fa male a Pedro e, e vi, vi, dovremo, vi dovrebbero arrestare tutti, e tu dici: No, io magari faccio pizze discutibili, però insomma non faccio niente. No? <ride> esatto. uh, è un problema. Uh, è, un, è un problema. Che è cresciuto perché tutta questa eh, diciamo tutta questa narrazione si è sviluppata su questi eh, su Reddit, su Forchan e da altre parti, fino a costruire una vera e propria, eh, cioè un, proprio una vera e propria eh, appunto narrazione totalmente inventata sulla base di sì. mh, quelle che vengono chiamate anche briciole di, di questo anonimo Q, eccetera, e per cui nei sotterranei della pizzeria erano, erano contenuti tanti Pedro. In sì. attesa di essere cucinati <ride> definiamolo tale sì, esatto. eh, il punto che cosa ha portato tutto ciò perché poi gli americani cioè sono buoni e cari però il problema è che eh, sono anche un po cioè, gli piacciono anche le armi agli americani certo eh sì. e questo ha portato a una persona eh, dotata di armi, ad entrare in pizzeria e a dire adesso io voglio vedere se voi eh, dovete liberare tutti i pedro, pedro. Che esatto. <ride> e, e dovete smettere di adora di sentire Santana. <ride> esatto. <ride> e, e questo l'ha fatto con un fucile d'assalto, ehm, sparando alla cazzo di cane all'interno. Cioè, voi pensate il dramma di questa cosa solo perché eh, qualche demente ha pensato bene di interpretare delle mail della Clinton un po' in maniera creativa. Grazie 811 92 SI che chiaramente è un esatto. numero in codice sì. e, e che vuol dire qualcosa, non so cosa. Cosa ha fatto 811 SI? Ci ha followato. Ah, grazie 811. Allora, qui adesso poi interpreteremo le, le lettere: eh, la lettera 8 A B C D E F G H eh, è haha. Ha, Boh, no, vabbè, aspetta è è finito, io sono già perso mi sono già perso okay. Beh, io te l'ho detto le teorie del complotto che sono troppo complicate mi, mi annoiano eh, però Maverick dice vendevano Pedri e Acqua Sant'Anna esatto, Pedri va bene, bene. bene l'acqua Sant'Anna mi sfugge <ride> ma va bene così esatto eh, no è perché come Sant'Anna è bene ah, per no, no, okay, okay. no, me te l'ho detto che con del complotto grazie per quel che best, best qualcuno che ci ha followato Um, quindi uh, che punto eravamo arrivati? Ah, alla pizza Gate. Sì. e quindi niente, è uscita eh. questa roba qui che ha creato un, un po' di, eh, diciamo, fastidio, oserei dire. Un qualche disagio eh sì. all'interno della pizzeria dei sì, poveri comet. Ping pong, invece avevano i ping pong, servivano la pizza e poi sono trovati. Eh, fortunatamente non ci sono stati feriti, quindi ci scherziamo un po'. Ma voi immaginatevi essere lì a giocare a ping pong no? con uno che a un certo punto entra e dice: Salvate i bambini di nome Pedro. Smettete di ascoltare, sì, esatto, il esatto. cioè chi pensa ai bambini? Eh, eh. Esatto. Ovviamente e... poi ser serie di altre minacce: tipo finiremo ciò che è stato iniziato o quelle cose così esattamente esatto, comunque cioè, una, una situazione molto seria. Per alla fine N non c'era nessuna prova di tutto ciò, niente, oh, oh. ma proprio zero. Eh, non è stato trovato nulla, in più, come giustamente facevano notare, la pizzeria non ha neanche lo scantinato, cioè è piano strada, quindi, cioè, <ride> voglio dire, va bene, eh, però ok. Um, eh, pa, 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 Ma ovviamente, quindi... come ogni narrazione, eh? Ogni, come ogni reazione a un certo punto eh, ci vuole un eroe. Cioè, ci vuole un carici. eroe esattamente. È e chi è, eroe. chi è l'eroe che può combattere i poteri forti esatto. che, eh, può che, che, che governano il mondo, i ricchi, i massoni e così? Trump. Trump <ride> cioè, cioè, <perché>? Trump <ride> è diventato presidente e quando è diventato presidente hanno detto benissimo, adesso finalmente. Abbiamo qualcuno dalla nostra parte che finalmente mette alla fine a questa terribile, eh, questa terribile cosa. Questo terribile spreco. Tra l'altro, da parte dei democratici. Tra l'altro, Bertacchi chiede: Ma si vuole in una palestra? La risposta è Sì. Vive in una palestra. E quindi <ride> sì. e allora... aspetta, aspetta, perché io io sono nell'altra stanza, ma in cucina ho un'ellittica, una ciclette, dei pesi e un tappetino. E anche la cucina. Lo faccio quindi... per, te per tenermi in forma. Esattamente. Altrimenti tu, Stefano, non ce li hai i muscoli che ho io. Cioè, <ride> meno di interno so <ride> può essere. Però vabbè. Vabbè, parliamo di, continuiamo a parlare di, di, di Trump. Trump, grande eroe, grande. Esatto. Eh, e quindi pr praticamente lui è stato visto come il salvatore, come... Da, da questo è stato identificato da questo anonimo q da questi anonimi q perché non si sa se sia una sola persona se o siano più persone che lasciano sull'internet queste queste eh, questi indizi e, e però è stato visto come il salvatore che ci può salvare dai democratici che sono vampiri amatori di no, aspetta vampiri adoratori di santana e eh, mangiatori di Pedro, pedri, sì, sì, giusto? Sì, sì. Di sì, Pedri, sì. ok, l'ho detto giusto. Tutto questo, tra l'altro, è anche una cosa interessante, perché ehm, la questione de, de, del, del mangiare pe pedri, i Pedri, o dell'uccidere i Pedri, è diciamo, uh, c'è un motivo per cui viene fatto, secondo l'anonimo Q, perché eh, i democratici e questi vampiri democratici sì. eh, devono eh, assorbire un, un ormone che è contenuto nella, nella, diciamo, nella ghiandola surrenale di una persona ancora in vita. Che è? Che è l'adrenocromo. L'adrenocromo? La, 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 l'adrenocromo. Okay. Occhio, l'adrenocromo esiste davvero ed è veramente un ormone prodotto dalla, da, 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 dalla, dalla ghiandola però, eh, cioè, e tra l'altro eh, può, può dare veramente. Eh, cioè, chimicamente parlando, farmacologicamente parlando, da, 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 può dare davvero eh, determinati effetti, soprattutto se utilizzato, in, eh, in, eh, utilizzato come in farmaci contro l'epilessia e può provocare effetti allucinogeni. Però dipende si va tutto, su tutto un discorso farmacologico molto particolare. Secondo invece questi l'anonimo Q e i suoi seguaci, questo darebbe eh, praticamente... Fare, permetterebbe... Altro non, persone... è, non è nemmeno approvato dalla Food and Drug Administration, quindi col cazzo che lo danno a qualcuno. Cioè, eh... Ma no, no non, non penso la, la forma. È utilizzato in altre forme sul, come farmaco antiepilettico anti eh, okay. in alcuni farmaci. Comunque, vabbè. Cioè, ha un senso, esiste, non è, un, non è una parola inventata, era per dire questo. Sì. E eh, però, un, leggendo un pochino tutta, tutta la vicenda, che mi sono letto prima di cena, eh, l'adrenocromo è stato nominato in un film, principalmente, che era Paura e Delirio a Las Vegas. E, e vuoi, come, scusa, siccome è importante quanto, almeno quanto Matrix... Esatto, no, che... nel, nel libro e nel film dicendo che la, la descrizione era che tipo eh, prendendo la ghiandola pineale di una persona appena, appena morta e mangiandola si avevano effetti allucinogeni pazzeschi. Che no? È un metodo comodo per avere effetti allucinogeni, cioè pot potrai sì, sì, comprare sì, della droga, ma... No. Però, però aspetta, aspetta, uh... ma se tu hai in una pizzeria... Nel sotterraneo di una pizzeria, una, uh, una cantina piena di tanti pedro disponibili, tu puoi fare questa cosa. Capito qual è il punto? Ho certo. capito cosa servivano tutti i pedro nella pizzeria, a ah, essere sacrificati. E a uh, mentre si ascoltava a non puoi farlo sugli adulti, eh, ma prendere occupano meno spazio. <ride> No, ci sono due motivi: eh, la pizzeria non è grandissima, esatto. è eh... piccolina, quindi secondo me, è un po', quello... forse si ribellano di meno, non lo so. Cioè... Uh, secondo la teoria, i pedri vanno spaventati, quindi è più facile ah, spaventare un pedro sì. che non ho capito, non ho capito esattamente più... perché debbano essere eh, beh, beh, perché in teoria uh, in teoria può essere un ormone secreto in particolari situazioni di stress. Quindi può avere ho capito, ma che, che sbatti. Nel frattempo si è frizzato, si è frizzato Jack. Eh, si, è, si è stato interrotto dai poteri forte. Tra l'altro l'adrenocromo la, la è la, la versione ossidata dell'adrenalina. Dell Lo sapevate la cosa magica che l'adrenalina e la pinefrina sono la stessa cosa? L'avreste mai detto? Le scoperte. Secondo me Giacomo è esploso. Vado avanti, vado avanti io. Nel frattempo, quindi, dal 2016 arriviamo al 2017 quando ormai Trump No, era ma è stato davanti di distruggere i dinosauri. Uh, grazie, Ste, Biotech, dovevo farlo rientrare, facciamo rientrare. Sono cioè, riuscito. Okay. Forse. Sì, devo buttarti non... fuori dall'altro. Però aspetta. Ok, ok. okay. Eh, um... Allora tanto per essere chiari, eh, è un complotto anche questo che mi ha fatto uscire da, 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 dalla connessione chiaramente Sono ah aspetta, aspetta aspetta aspetta, Ciba93 ha regalato a Stefano una sub al canale perché Stefano era, era incapace di fare una sub cioè Ciba ha avuto pietà di lui grazie Ciba davvero grazie, ma guarda grazie. che volevamo fare una, una, volevamo fare una colletta ok va bene. <ride> esatto bravo un applauso un applauso a Ciba mi hanno tipo aspetta. troncato le mani immediatamente perché ho detto grazie perché ho visto che Stefano aveva fatto la sub ma in realtà era stato Ciba che aveva regalato lui ovviamente Axley mi stava segando le mani aspetta grazie. faccio un ring ringraziamento aspetta eh, ringraziamento a Ciba ringraziamo Ciba94 come, come vuoi fare? Ah. non lo so no aspetta vabbè hai ehm... usato mille, mille punti scienza per ringraziare Ciba sì ma poi tanto me li, li darà Bertacchi certo eh. <ride> come con i francobolli va bene, eh, arriviamo quindi al 2017 al di là de, di questi di Pedro che venivano sacrificati per uh, mangiarsi la, la ghiandola pineale contenente l'adreno ad cromo che credo che nessuno, nessuno possa smentire la plausibilità di questa teoria, cioè voglio dire, servono delle prove? no, allora le prove, le prove c'erano perché mm. praticamente eh, gli l'anonimo Q Faceva vedere delle fotografie dei vari politici che erano politici e attori che erano sicuramente implicati in questa cosa anni prima e poi dopo, dicendo guardate, sono modificate, sono invecchiati, eh. cioè, sono più brutti. Eh, per perché, certo. chiaramente, il motivo non è che sono passati degli anni, ma il motivo è che non possono più, non hanno più tanta disposizione questo treno cromo perché i Pedri non sono più a disposizione, perché c'è Trump che lo esatto, firma questa cosa, e quindi. Eh, e quindi eh, per questo motivo non perché sta passando del tempo. Ecco. No, esatto. E, e beh questo mi sembra una prova, una prova super evidente. Tra l'altro, ovviamente coinvolto in tutto questo, come dice giustamente Ciba. C'è anche Soros e ricordiamo vabbè, vabbè, che ma... Soros, Soros ricordiamo <ride> che Soros non può non essere coinvolto. Perché se voi, pro... allora, voi prendete Soros, ok? Immaginate ve l'ho scritto. Prendete lo scritto alla chat, per esempio. Scrivete Soros in chat e leggetelo al contrario. È sempre Soros. È sempre Soros. Cioè è, è, nel senso come può non essere colpevole di qualcosa? Questo è come cioè, l'adrenalina e l'epinefrina che sono la stessa cosa, E, e pensa di... un po', penso un attimo. Sai come si chiama la figlia di Soros? Eh. Anna, Anna Soros. Eh, cioè questo cioè, non pazzesco, può essere un pazzesco. caso e lui lo fa apposta a mettere a tutti i suoi pareri. si chiamano così, cioè hanno tutti il nome palindromo. Cioè questo non è idea se sia vero, non è idea se abbia figlie, però... L'Agis dice Mario Draghi, ma perché Mario Draghi non è palindromo, quindi no. No, esatto, Beh. Mario Draghi non è palindromo, però, però Mario Draghi chiaramente è un rettiliano. Certo, <ride> cioè, certo, certo, Tra l'altro la teoria prevede che mentre... Allora, ovviamente si... la teoria si ricontradice, perché dovete sapere che prende... presi dei complottisti e messi nella stessa stanza se tu li fai parlare si picchiano fra di loro perché nessuno sostiene la stessa cosa però fra le varie teorie che ovviamente non combaciano una con l'altra, una di queste prevede che tutti i democratici, che però sono dei cattivi eh, che amano Santana e eh, sacrificano Pedro, però in realtà sono stati tutti sostituiti, sono stati chiusi tutti a Guantanamo, così perché Guantanamo è <ride> così li mando, se devo mandare delle persone da qualche parte li mando a Cuba eh, e sostituiti da dei cloni che però inspiegabilmente pure i cloni dicono le stesse cose che dicevano quelli prima e fanno le stesse cose che facevano quelli prima. Quindi che cacchio serve che io prenda, mi sbatta, faccia dei cloni se poi questi qua fanno comunque la <ride> stessa roba di prima e sono uguali a prima? cioè Vabbè, non, non eh, però, è però è, però, è una è bella, bella una teoria, eh, è indubbiamente una cosa molto... Tutto questo prende piede, però nel 2010, dovevo dire la verità, tutto questa roba qua prende piede dal 2017 quando un tizio a cazzo su uh, 4chan, chiamato tipo Q, Fine, mm -hmm. come il, le, gli alieni super potenti di Star Trek, in Star Trek uh, si, chiamavano si chiamavano Q. Eh, come com quello che dai gadget a 007? Non ho mai visto 007 in vita mia. Ok, vai. Però ho visto eh, tutto Star Trek uh, The Next Generation. Però, però ci dicono che Q è palindromo. È <ride> so, Q è palindromo. Alzo Maveri... le mani. Alzo le mani. Maveri, è palindromo. Q è palindromo. <ride> Effettivamente sì. E non è un caso. No, no. E... E il, um, da quel momento lì, questo qui ha detto: Guardate a Q sembra che sia tra l'altro forse un riferimento a autorizzazione Q, livello di autorizzazione Q che è tipo il sì. di autorizzazione più alto di boh sta minchia. Non lo sì, Allora tempo. dicono: di, Da una parte dicono che eh, è il livello di, di autorizzazione più alto, tipo del Pentagono, e da un'altra parte dicono: No, non, cioè la teoria viene smontata dicendo questo, questo. Allora. Anche dal da libro, dei, 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 libro Q, ok? Però dicono che, eh, cioè, in realtà non è un'autorizzazione di sicurezza, ma un'autorizzazione per tipo del trasporto di qualcosa. Non, non me lo ricordo bene. Eh, però, scusami, però, scusami, questo è importante perché se hai l'autorizzazione Q, puoi trasportare delle merci. Esatto. Eh, questo vuoi, vuoi che boh, passi inosservato, boh, così vuoi boh, che non significhi <ride> nulla. <ride> Varrà, varrà la pena Di tenerla in considerazione Questa cosa Quando, Soprattutto perché Tu come sposti I Pedro Ti servono delle scatole Ma... Eh sì Esattamente eh sì. Eh, adesso Su quello poi ci arriviamo ancora Perché <ride> Eh Allora Vediamo un po' eh, Comunque oh, sì, Nel 2017 Ovviamente è Questo oh, Esatto Qui siamo Siamo nel 2017 Siamo su 4chan Questa roba ovviamente Non prende minimamente piede Su 4chan Perché su Forchan Non prendono piede Le peggio stronzate del mondo Eh allora, Blallo Javer dice, ma che minchia sono sti, Pedro? Allora, Blallo Javer, lo ripetiamo perché effettivamente magari molti di voi hanno seguito l'inizio. <ride> no? ci sono delle parole che noi non, non possiamo, possiamo dire, scrivermi. esatto, non possiamo né scrivere né dire perché ci chiudono il canale, eh, praticamente eh, do dobbiamo dire eh, che eh, le persone adoravano eh, Santana, perché non possiamo dire veramente com'è la cosa. E eh, i, i, i Pedro sono i, quelli a cui piacciono i. Allora, se tu. se a te piace il sangue, facciamo, facciamo. Eh? Abbiamo fatto confusione. No, aspetta, aspetta. <ride> abbiamo tu... sbagliato il nostro linguaggio in coda. Esatto, il nostro linguaggio in coda. Allora, <ride> se tu. Aspetta, se tu eh, ti piace il sangue, sei un ehm, e emofilo. No, ma non è vero. Non è vero. Hai scelto l'esempio sbagliato. Fa morire allora, questo. Eh, se ti piace il calcio, sei un calciofilo. Se ti piace il Pedro, sei un... Ok, spero che tu. Bravo, Se hai capito, fai, faccio un cenno. Comunque è bellissimo esatto. questa cosa che se ti piace il sangue, sei. <ride> l'emofilia. Boh, se tu se ti piace il sangue, sei un vampiro. <ride> no, cioè, mi è venuto solo un momento così, questa cosa sull'emofilia. Vabbè. Eh... No, ma ha <ride> <la> senso. <ride> Vabbè, ragazzi, siamo degli imbecilli. No? <ride> non fateci caso, ehm um... Intanto aspettiamo, ok. Sara mi scrive dall'altra dall'altra stra dall strada, dall'altra camera. Che disagio. <ride> uh, Brallo Jammer dice che è chiaro. La spiegazione è poco chiara, ma è ma funzionale. Perfetto. Abbiamo detto. In realtà potevamo dire. Vabbè, non lo dico. No. Um, Anandir dice: Quanto hai bevuto a cena? <ride> niente, io ho bevuto una birra. Male, no, io sono così di, di mio. non lo posso dire. No cazzo, ci blocco anche canale. lei? No, no. Quello puoi solo, non, puoi, non puoi consigliare comportamenti autodistruttivi. Quindi, non puoi eh, su Twitch bere fino a star male. Questo non puoi farlo. Cioè, non puoi fare ah, delle vabbè. challenge tipo bevo 700 litri di birra. Questo non puoi farlo su Twitch. Um, vabbè. Fatto stato dove eravamo arrivati? Eravamo arrivati a. 2017. Quindi, a 4chan, questa roba viene presa, brutto, viene presa di brutto. Viene presa di brutto da tutti, viene ripresa su vari social, fra cui Reddit, che è praticamente il posto peggiore dopo 4 chan. E poi dopo da 8 Chan. E niente, diventa di fatto un, uh, un punto dove la gente è un punto di riferimento. Perché questa roba di cercare. Cioè, di fatto, il punto di questa teoria di Q. È quella di cercare delle, eh, delle prove di questa teoria, per confermare questa teoria, attraverso dei segnali eh, nascosti. Perché ovviamente i complottisti cosa fanno? Sì, Abbiamo ma cioè, mandato un link. Eh, poi Quelli che, quelli che complottano, eh, questi gli adoratori di Pedro e di Sant'Ana, lasciano. <ride> eh? Lasciano dei segnali, lasciano delle tracce nascoste in tutti i loro scritti, tipo non so se io vado in televisione, cioè io sono del, del, uh, un, un politico democratico no? che fa queste cose orribili nella pizzeria con il ping pong, no? e quando vado in televisione parlo alla televisione, però poi magari mentre parlo faccio quel gesto così. E allora quello vuol dire che io sto mandando un segnale nascosto a tutti gli altri, che solo quelli della mia congrega possono capire, che stasera ci troviamo nella pizzeria a uh, bere adrenocromo. Um, e lo, loro hanno iniziato, a, cioè i, i sostenitori di questa community hanno iniziato a cercare tutti questi segnali eh, in tutti i video. E, 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 e li hanno trovati, cioè li hanno trovati nel senso che puoi trovare qualsiasi cosa. Tra l'altro non so se te l'ho mai raccontato, ma a me è successa una roba del genere, perché tutti adesso parlano della, di questa teoria come se fosse tipo eh, adesso la gente creda ste cose, il mondo dell'internet, eccetera. Oh no. Nel 2010, 9 forse, eh, avevo fatto un'intervista per eh, Report sulle scie chimiche. E, e a un certo punto mentre parlavo facevo così. Eh, cioè giravo gli occhi da quel lato lì, no? E, e quando hanno visto il filmato i complottisti hanno detto guarda verso sinistra è perché ehm, ha, è, nella sua mente sa che sta mentendo quindi il segnale di guardare da quel lato vuol dire che sta mentendo e lo sa che sta mentendo in realtà è perché tipo io sto facendo l'intervista, ma qui di fianco avevo delle persone che mi facevano dei gesti o mi dicevano cose o parlavano fra di loro <ride> e mi distraevano mi davano fastidio quindi io potevo <ride> guardare e mi, mi davano fastidio quindi non è nuova sta roba. Eh, ma, ma vabbè, ma ovvio, perché cioè, è molto più, molto più bello anche cercare una spiegazione che sia un po' un po', se anche fantasiosa, anche un po' più interessante di quello che penso. Il, il link che mi hai mandato, eh, devo vabbè. farlo vedere. Ma eh, ci sono un paio di vignette che non dovrebbero essere. Non dovrebbero. Ok. ok. Vabbè, per, eh, perché praticamente sia nel, diciamo nei, nei, nei vampiri democratici cercavano queste cose, ma anche. Ma anche nei, eh, nei, nei, in quelli da loro considerati eroi che ovviamente non potevano esporsi direttamente a dicendo: Io sostengo, io, so, io sono con voi, io sto combattendo contro di loro. Quindi, in particolare, Trump non poteva chiaramente esporsi, non avrebbe potuto chiaramente esporsi, perché poi l'ha fatto, eh, sostenendo il, queste, questa definiamo la setta dell'anonimo Q, praticamente. Certo. Eh, però eh, loro, tutti questi, tutti questi complottisti, mettiamolo così, cercavano in, nelle sue parole, nei suoi gesti, eccetera, tutti dei segnali. In alcuni casi, in realtà, Trump ha cavalcato l'onda perché sapeva eh. sicuramente cosa stava facendo e, e soprattutto, eh, diciamo, si è esposto con eh, frasi poco poco comprensibile utilizzando un te termine così o a volte addirittura proprio cioè, tipo facendo con le mani o roba del genere ha proprio retweetato ecco. anche alcuni di loro e ha retweetato ed ha accolto nella Casa Bianca il uno, uno dei, dei dei leader tra virgolette leader di, di, questa, di questa cosa qua quindi comunque eh, lui si è esposto molto dall'altra parte qui in Italia vabbè, ci sono stati i casi di Salvini che eh, sì. e tipo indossava un cappellino dove c'era una, una O che sembrava una Q e allora ah, vedi Salvini allora ci sta sostenendo eccetera eccetera cose al limite allora, da dire che i politici un po' ci giocano su questa roba qui, senza nemmeno dirvi certo. solo un po'. I politici giocano molto su questa cosa qui. Questo perché, in realtà, perché noi poi, vabbè, poi noi ne parleremo di questa cosa qui più, più <ride> avanti Covfefe. <in> questa eh? <ride> Cofefe. Cofefe la sapete quella di Cofefe. sì. Ah, ma... fe... Io ho sempre detta, a <ride> A me fa morire. <ride> Com'è che era la storia? Non mi ricordo di che cosa. Esatto. Ne parliamo, so, era, era che praticamente aveva scritto un, un uh, non mi ricordo come fosse il tweet però era un tweet che tipo iniziava uh, normale poi finiva con covfefe sì, così è a cazzo di cane <ride> scusa però lo cerco ma sì, sì, cioè, veramente... era bellissimo qualcuno se si ricorda il tweet di covfefe ce lo dica perché fa morire lo sto, lo sto cercando covfefe è un errore di ortografia che il presidente ha usato in un tweet virale era eh, despite eh, despite the constant negative press called <ride> nonostante costante eh, conffefe, okay. conffefe. Eh, che, che allora una persona normale cosa pensa cioè normale intendo dire come forse non siamo noi vabbè, vabbè. Eh, che ehm, un errore di battitura gli ha partito il tweet e Visto che tanto se ne frega di ste cose, non è, è stata neanche lì a cancellarlo. Eh, anche perché, secondo me, se il presidente degli Stati Uniti fa un tweet di questo tipo, dopo un secondo automaticamente è già stato ricondiviso da eh milioni sì, di persone sì, sì. e, certo, non può cancellarlo. Quindi, già, lui poi più non gliene frega niente perché è abbastanza chiaro di alcune cose. Ma secondo me, strano che non siano uscite delle teorie del complotto su questo. Su, no, vabbè, perché è troppo cazzara questa roba qui. Tanto vado, vado, vado su, sulle cose che vi ho fatto vedere. Sì, sì. Ma, ma queste ma sono. Fanori, eh. Queste che, se, che sembrano dei meme fatti da Bertacchi. In sì, esatto. eh, sono dei meme fatti davvero dai. Eh, dai, dai, dai complottisti. Di questi qua. del complotto. Per sostenere, cioè non per prendere per il culo. Questa è la cosa. Eh, cioè, vabbè, questo non lo so, in realtà, perché questo l'avrei fatto anch'io. Eh, <ride> con la carta, la carta di Magic con Trump. Però sì. magari non dargli solo un 7-7, ma dandogliene un po' di più. Non il ho idea di giocata Magic, leader... quindi non ne ho idea. Ma vabbè, leggendario, leader senza paura. Eh, se il... Ah, perché è giusto, perché lui combatte contro il deep state. Perché, esatto, giustamente, sì. è, è, è oltre i poteri forti il deep state. Cioè, noi qua in Italia siamo ancora abituati con i poteri forti. Arriva, è arrivato Blobber 1820 che dice sono negazionista convinto. Negazionista di cosa? Perché boh, possiamo negare. Tipo io nego l'esistenza degli unicorni. Sono un negazionista convinto su questo. Pratico. Se è negazionista cosa neghi? Dipende no. cosa neghi. Risponde solo no. <ride> sei tipo yes man. Se <ride> esatto. invece che sì risponde no. Nega tutto. Se è negazio... Eh, quindi se è negazionista no. Fine. No, no, no. no, no. Eh. <coughs> e vabbè. Ehm... dove eravamo arrivati su questa benedetta storia? Ah comunque fatto sta che va avanti eh, per, per anni fino a che eh, Trump non, non perde le elezioni e nel frattempo non è cambiato assolutamente una mazza, cioè chi c'era lì prima era... Esattamente, esattamente. Era, eh. era, era prima, cioè era uguale e non è cambiato niente, Trump non ha fatto niente e quindi non so quale sia la spiegazione adesso. Allora, in realtà, mh, la spie... allora, il punto è questo: che in teoria Trump doveva combattere tutte queste, tutte queste, diciamo, tutti questi vampiri avanti di Pedro, mettiamola così, e fare, portare dei cambiamenti nel, nei poteri del deep state, di questo deep state. E, eh, e portare quella che Anandir ora commenta dicendo The Storm, cioè la tempesta sta arrivando. Quindi, questa tempesta che dovrebbe cambiare tutte le cose, eh, tu dicevi appunto, avrebbero dovuto arrestare tutti, eh, tutta una serie di, di politici e poteri forti, portare tutti a Guantanamo e bla bla bla, cosa che. Eh, e poi non sarebbe stata, stata l'utopia, che mi sembra una conclusione credibile. Eh, sì, cioè, eh, il punto è che eh, di fatto. Trump non ha fatto praticamente niente, quantomeno, aspetta, perché lui non ha fatto niente, ma non ha fatto niente eh, che noi possiamo vedere perché magari certo. in realtà è riuscito a fare delle cose, e anzi, il fatto che lui non abbia fatto niente o che non sia riuscito a gestire delle, delle situazioni di politica interna, evidenti, è perché lui era troppo impegnato dall'altra parte a combattere. A combattere questi vampiri succhi a sangue mangia pedro. Ecco, certo, mettiamola così. Certo. Eh, beh, è chiaro, è chiaro. È, ma infatti. È eh beh, cioè, scusa, poverino, se, se lui è impiegato già su un altro fronte, come può occuparsi anche della parte. Cioè, poi qualcuno così? dovrà pur farlo, d'altro <ride> canto, no? Cioè, poi ha fatto così nel suo convegno, eh, questo è un chiarissimo segno che è impegnato su altri fronti e non può fare altre politiche perché. Esattamente, quindi in teoria poi la spiegazione che arriva è questa. Mm. Ehm, Mi hai convinto. E... Oppure l'altra cosa è che Trump sia stato, uh, sia all'interno del sistema di adesso e quindi sia passato dall'altra parte. Però allora quanto ho capito, perché ho letto un po' le ultime, le ultime notizie, questo anonimo Q non ha più parlato, da, da un po' molto. non parla, da un po' non si esprime. Ecco, una delle cose interessanti di questo fenomeno però è che per esempio, il aspetta, Axley dice posso proporre una cosa? Proponi una cosa Axley. No. Eh, no, poi Sono un negazionista. No. <ride> no. Eh... Prendiamo un video. Prendiamo qualsiasi un video recente qualsiasi di, Trump, di Trump ci troviamo dentro un complotto. <ride> <ride> un complotto. Sì, potrebbe non essere male come, come, come idea, solo che adesso cerco video a caso di Trump. Prima volevo dire questa cosa qui. <ride> bye bye che ehm, questa teoria ha dietro alle spalle un substrato che sembra molto da setta, no? E leggendo quella, informandomi su questa teoria, ci sono vari psicologi che dicono, ah, ma è molto strano, perché di solito nelle sette, quando le cose vanno male, quindi quando le cose non funzionano, c'è una previsione che non si avvera, perché comunque durante questi anni eh, sono state fatte diverse previsioni eh, mm. e nessuna si è avverata sostanzialmente. Quindi... Uh, questo di solito crea un senso di delusione uh, ne, ne, negli seguaci che sono talmente convinti che arrivano a volte anche a suicidi di massa cosa che invece in questo caso non è successo non, non è, nel senso molti hanno lasciato perdere la teoria hanno smesso di crederci altri sono rimasti convinti e hanno semplicemente come diceva Giacomo un po' rielaborato la cosa dicendo Trump è parte del sistema Oppure sta facendo cose e continuerà a farle. Oppure, la stessa sconfitta di Trump è la prova che in realtà il Deep State esiste e eh, sta esatto. cercando di eh, combattere. Appunto, Trump ha perso perché il Deep State lo sta ostacolando. E, e questi psicologi dicevano che era, che era un po' strano. Io, ragazzi, non lo, onestamente, non la trovo affatto, affatto strano perché in realtà. Buona parte di queste, eh, di queste teorie che io ci rivedo tantissimo in questa roba qui, la roba delle sce chimiche. Perché eh, dieci anni fa, la roba delle sci chimiche facciamo sì, dieci anni fa. Era così: cioè, eh, chi sosteneva la, che le sci chimiche fossero un complotto, eh, doveva stare attento a quello che diceva e a come lo diceva, perché comunque di minacce di morte eh. ne sono arrivate. Sì, ok, d'accordo. Cioè, contra... sì, 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 che... cioè che, che le scie chimiche non esistevano, esatto. cioè C'era una Beh, sì. <ride> no, cosa, ho detto? Ho detto no, no, no. Che... Giusto, eh. giusto. Era il complotto sul complotto. Ok, mi... ok. Mi cioè, anche da quel lato, lì in Italia, come negli Stati Uniti, c'erano state le manifestazioni violente, magari non così violente perché non c'era um, un legame politico così forte. Soprattutto, non c'è stato un politico che nel... al mondo ha capitalizzato l'attenzione sulle scie chimiche o sull'11 settembre. Eh, come in questo caso qui, però ehm, eh, sono già successe queste cose, cioè il senso non, non è nuova. Eh, volete un altro esempio? Eh, avete mai sentito il podcast Veleno di Pablo Trincia? Eh, se non l'avete sentito ascoltatelo, sono una decina di puntate, forse meno 6-7, eh, magnifico, su quello che è successo prima di Bibbiano, cioè il, il pre-Bibbiano anni anni fa. Eh, in cui sostanzialmente eh, dei bambini si erano inventati che eh, i genitori portassero i compagnucci a, 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 delle, a, a dei concerti di Sant'Ana, esatto, eh, e, e che lì eh, commettessero degli, degli atti in stile pedro, eh, con mm. i bambini, tra l'altro. E questa Questo roba sì. qui, che è una roba incredibile, ovviamente. Eh, si è interessata alla magistratura, si è interessata ai servizi sociali e un sacco Erano di bambini sono stati portati via dalle bus. famiglie. Cioè, ci sono famiglie che non hanno più visto i propri figli perché sono stati portati via dalle famiglie sulla base di, ehm, di voci, voci. Cioè, si diceva che cioè, il racconto era che queste famiglie portavano questi bambini nei cimiteri e lì facevano tutta una serie di cose. No, era Emilia Romagna Alex. Eh, era scusami erano i diavoli della Bassa, Bassa modenese. Esatto, era Modena. I diavoli della Bassa modenese. Esatto. E questa gente qui ha avuto la vita rovinata sulla base di delle voci, così a cazzo di cane, eh, e a... dietro erano... a questo racconto c'erano delle istituzioni che ci hanno creduto e che poi le stesse istituzioni, parte di queste istituzioni cioè parte di psicologi e sensi sociali che erano dietro a questa roba qui, sono, erano poi anche dietro Bibbiano, quindi anni sì, dopo sì, erano sì, ancora infatti, lì ma il punto, il punto era proprio quello che c'era stata una è uscito fuori poi tra, aperta parentesi e chiusa Pablo Trincia era un inviato delle Iene ed è quelli, sono quelli i servizi belli delle Iene dei sì, quali parlavo, sì. chiuso a parentesi eh, ha smesso di prat... essere inviato delle Iene, mi sa Pablo esattamente, esattamente eh, e praticamente eh, erano soprattutto i gli psicologi che in maniera quasi sicuramente non con, in maniera uh, con malizia, malizia ecco cioè però un... Più con inesperienza avevano creato delle, dei falsi ricordi nei bambini e estrapolato delle, 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 delle eh, narrazioni non, non veritiere, che poi hanno creato tutta questa, tutta questa vicenda basata anche lì su voci che, hanno cre... che sono state amplificate in una maniera in... quasi peggio rispetto alla questione dell'anonimo Q. Ecco. Certo eh, Soprattutto per le famiglie, perché poi sono cioè, per loro e per i bambini e per tutto quello che ne è conseguito assolutamente. E, eppure e vedete che dietro a questa cosa qui c'è più o meno la stessa cosa. Cioè, la tematica che mh, fa scattare la gente è più o meno uguale. Non è che è cambiata, non è che possiamo dire, ah, ma gli Stati Uniti sono gli Stati Uniti. Perché qui è successa la stessa cosa, cioè in più in piccolo, però minchia, cioè è successa la stessa cosa per delle voci. E anche quando voi pensate a un uh, complotto come questo, che di fatto sembra avere proporzioni enormi, perché ne stanno parlando un sacco di giornali, uh, ah, uh, Opportunity GLS dice, però così l'hai visto e spoilerato tutto, però è una vicenda nota, cioè non è... Sì, sì, allora, anzi, io... Aspetta. mettiamola così, è meglio certe cose spoilerarle e dirle subito, esatto. perché poi magari non le va a cercare. E invece, eh... sono vicende che devono essere conosciute. Oltretutto, non è mica l'unica eh sì. a parte di Izbiana, ce ne sono tutta una serie eh, anche in, in Europa, in America, tutte legate a, a, a questo. Che esatto. poi e... momento, aspetta, diciamo Vai. anche una cosa perché poi la gente non vuol dire che non esistano i, i, gli, am, gli amanti di Pedro, eh certo. o, no? No, è chiaro. Cioè, certo. nel senso, cioè, no, non stiamo dicendo assolutamente questo, anzi però che eh, ci possano essere fenomeni di questo tipo, da, creati da voci, eh, quello sicuramente sì. E, e che queste voci riescano a tenere anche l'attenzione de, delle istituzioni, nonostante magari siano uh, siano pochi i sostenitori, perché se voi pensate che dietro questa teoria dell'anonimo Q, non è che ci siano boh, decine, cioè migliaia di, centinaia di migliaia di persone, cioè sono qualche decina. Eh, è com come sempre una minoranza molto rumorosa perché manifesta e soprattutto è armata negli Stati Uniti e quindi sì, c'è eh, un pericolo serio ci sono, sono poche persone però tutto sommato cioè, eh. se, la, la, se queste teorie di, teorie di questo tipo che magari ci possono far ridere arrivano alla mia vicina del primo piano io cosa devo pensare? Cioè, che e esatto. questa parla con la sua amica di questo tipo. Infatti, Deneb scrive, magari noi ridiamo di queste teorie che poi hanno un impatto surreale sulla vita delle persone. Esatto. E sì, cioè, ce l'hanno. Perché comunque, eh, chi non... Mh, noi, cioè io mi sono andato a cercare tutta una serie di articoli, abbiamo letto un, un po' di cose e invito anche voi a cercarlo, stando attenti ovviamente alle fonti. E, ripeto, internazionale e il post hanno degli articoli molto buoni, molto lunghi, con una marea di fonti. Quindi approfondite su quelli. Io, io dico questo, poi tu, Simone? No, so no, eh, io no, stavo ancora riflettendo un attimo su quello che diceva Deneb, ma devi considerare Deneb che è anche una questione di format: cioè, il nostro format parte da una cosa che ci piace, e quindi partiamo scherzando, e poi andiamo a finire seri per, uh, eh sì, per beh, certo. che non ci piace più. Quindi fa parte anche del format, però sì, assolutamente questa roba ha degli impatti catastrofici, ma pensate solo adesso, noi abbiamo riso di quello che è andato a cercare il sotterraneo nel ping pong, ma voi pensate che uno entra con un fucile semiautomatico eh, o con un fucile d'assalto, scusate, dentro a, una, dentro, a un, dentro a una pizzeria mentre tu stai giocando a ping pong, cioè il racconto così fa sì. ridere, ma se succede davvero non ridi mica. Anche perché, cioè, se avesse ammazzato due persone, due o tre persone, eh. cosa... Cioè magari sparava il titolare della pizzeria che continuava a negare eh, sarebbe, stato, cioè, sarebbe stato Questa assurdo. cosa però è molto tipica di, dei complotti da un po' di anni a questa parte Soprattutto quei complotti che hanno un impatto eh, I complotti hanno avuto un'evoluzione negli ultimi vent'anni A partire dall'11 settembre Dove di fatto il complotto era già avvenuto Quindi se tu negavi l'11 settembre La reazione poteva essere aggressiva ma non violenta aggressiva ver verbalmente, perché eri irrispettoso nei confronti delle vittime, non volevi dare loro ehm, la verità di quello che era successo e perché erano morti, però non, non era violenta nei tuoi confronti, perché tu non stai facendo nessun atto violento in quel momento lì, cioè eri parte del complotto, ma non, non ti ritenevano direttamente responsabili di un'azione che stavi andando a fare in quel momento lì. Già con le scie chimiche, eh, la cosa è cambiata, perché se tu legavi le scie chimiche, eri pagato da Soros per... Ehm, per inquinare, e in quel momento tu fattivamente stavi facendo del male delle persone, quindi il rischio che la reazione fosse violenta eh, era molto elevato, eh, ma più indiretto. Quindi ci sono state le reazioni violente, sono stati i miei amici che collaboravano con me alla questione delle scie chimiche che eh, sono stati seguiti, eh, che hanno avuto minacce sotto casa, alcuni un, un ragazzo in particolare è stato anche aggredito. Eh, con questa teoria qua dell'anonimo Q è ancora peggio perché tu vai a toccare una categoria che fa, fa, tocca le, le corde sensibili di alcuni tipi di adulti e di alcune fasce culturali, cioè eh, quello del politicamente corretto, no? Cioè i bambini non si toccano. Quindi se tu tocchi il bambino, i bambini, allora sei la persona peggiore del mondo e posso arrivare anche a eh, a ucciderti, cioè non è nuovo ma sai qual è il dice... punto soprattutto è che se tu anche cioè anche su, solo il fatto di negare che possa essere accaduto qualcosa di quel tipo ti fa diventare attualmente un nemico cioè esatto. tu dici no aspetta ma magari non è accaduto ora capiamoci, capiamo un attimo bene che cosa è successo se davvero ha senso pensare che dentro una pizzeria si verifichino queste cose o, se... o comunque anche cose tipo quella dei, dei diavoli della bassa eccetera anche magari mettere il dubbio non è, non è semplice, cioè anche certo. sostenere la, la, la cosa eh, non è semplice. Eh, bisogna bisogna sempre avere un po' questo, diciamo, tra virgolette, non dico spirito critico, ma essere un po' più prudenti soprattutto con determinate no, posizioni È chiaro che nel momento in cui tu sei convinto che questa cosa sia vera, è chiaro che fai tutto per difenderla, perché la cosa è talmente grave che non puoi aspettare o non puoi usare cautele. Ehm, sì, sì, sì. Quindi... Sì, è un dir bravo che hai suggerito altre, altre sì. fonti Dovremmo sentirle, in realtà, Massimo. L'abbiamo mai invitato, Massimo, qui, vero? Sì, c'era. Ah, forse è la vita di Bertac Bertacchi e Ruggiero. Sì, sì. hanno, hanno eh, invece, Simone, ti ho mandato un link. Aprilo mm -hmm. e c'è un video. Così facciamo contenta Penelope. Aspetta che lo devo cercare... Mm. Ok. Nel frattempo tu parla che io devo cercare il video. Sì, allora, ecco, un'altra cosa, eh, sempre riguardo ai segni e ai segnali, era quella... Eh, ovviamente tutte queste teorie... Mettono molto spesso in, in mezzo personaggi più o meno famosi. Quindi Tom Hanks si diceva che, che fosse un, un, mm. uh, un amante di Pedro. Un Pedro, vabbè, comunque ci siamo capiti, per eh, legato tutte queste cose, ovviamente senza prove. E anche il fatto che eh, è stato tirato in mezzo anche Justin Bieber, il famoso cantante Justin Bieber, che ora non so più se sia tanto famoso. Eh, Beh, che sì, praticamente penso. un, un um, Durante una sua una live su Instagram o su un altro un altro social eh, un live che aveva centinaia di migliaia di commenti che andavano di lato, che passavano e scorrevano eh, un po' tipo i nostri su Science Stream. Eh, praticamente un, un, un esponente di, di un appartenente alla setta dell'anonimo Q interessato ha scritto: eh, Se sei stato, se hai subito delle. Delle carezze, diciamola così da piccolo: da parte dei, dei, dei vampiri amanti di Pedro, toccati il cappello. Aveva un cappellino nero, sì. e questo Justin Bieber ogni tanto, durante la diretta, si aggiustava il cappello. Certo. Eh, quello, ovviamente, era un segno inequivocabile che Justin Bieber. Da, 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 da piccolo era stato eh, de, 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 de carezzato. Va bene, eh, da, eh, da questi vampiri, eccetera. Ok, eh, e quindi cioè eh, veramente, in una live dove se tu hai un cappellino in testa, eh, io quante volte mi sarò toccato la barba, il mento, sistemato gli occhiali, spostato, tirato i cordini senza accorgermene eh, una marea di volte durante questa live. Figuriamoci, Justin Bieber. Quante volte si eh, tocca il cappellino? <ride> <ride> esatto, però, questo ovviamente era una prova inequivocabile. Certo, faccio vedere il video. che... Sì, facciamo vedere il video. Agevol agevol Agevoliamo il film L'RVM, come direbbe. Esatto. Io non so se sento l'audio, però va bene. Questa allora, questa è, una se questa è una senatrice. Datemi sera. un cenno e sentite l'audio. Aspetta. Date un cenno. Scrivete Amen, niente audio, io no. Non sento audio e niente perché audio. Secondo me non si sente l'audio, non ho capito per quale ragione, ma forse è perché... Basta, aspetta. Devo Se sistemare l'autoput, eh? Lo posso doppiare. No, no, aspetta, aspetta che apro l'audio uh, e che mi dice che il dispositivo audio è una cosa a cazzo di merda. Allora, eh? sempre se 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 I'm Marjorie Green and I approve you? this ad. America's the greatest country in the world. We need conservatives in Washington that will keep it that way. I'm running to stop gun control. Open <laughs> Non visto questo. Il no? Green New Deal. e <ride> Il socialismo. Anche il 18. I democratici per la loro agenda ogni singolo giorno. Io sto per scoprire le cose. Sono Marjorie Greene, Republican per il congresso. Save America, <ride> stop socialism. Sì, potrebbero fare tipo la pubblicità. Non lo Beh, so. Tipo, mi ha convinto. Sì, anche a me. Ma mi, mi sentite voi? Perché io, sì, io sono. Sì. Adesso okay. sì. Sì, sì, sento, sento. È che in realtà, prima probabilmente era troppo alto è ricoperto. In realtà io ero la, la senatrice, non sono, sono scomparso perché in realtà io ero la senatrice. Esatto. Eh, okay. E quindi, niente, quella è una senatrice realmente eh, eletta eh, che sostiene le teorie dell'anonimo Q ed è uh, appartenente alla setta. Ma ce ne sono tutta una serie, però questa oggettivamente era la più frizzantina. Mettiamola così. Mamma mia, ma è una roba davvero. Uh, Osamu Tezuwa dice: Ma è una puntata che puntata di Family Guy è? Perché è davvero sì, sembra una roba di Family sì. Guy. Guardate che è una roba assurda. Tra l'altro, io, io inizialmente quando vedo scritto Gun control in quella con pubblicità dico: Ah, oh, beh, a favore del controllo delle applicazioni, <ride> <ride> ma che cazzo! Sì, sì, assolutamente assurdo. Sperero che dice: è così assurdo che fa il giro del trash e torna ad essere trash. Ha ragione, è vero. Sì, sì. Però ragazzi, questa roba qui, cioè, una persona così è stata votata. E voi dovete pensare a questo punto. Cioè, allora, noi ci ridiamo, ma secondo me c'è sempre il solito problema: il perché la gente segue queste cose qui. Cioè, la ad esempio, perché una persona deve andare a vedere i gesti di Justin Bieber per capire se questo mi sta mandando dei messaggi? Perché devo andare a vedere i gesti di Trump per capire se è un supereroe che sta combattendo contro i vampiri malvagi? Allora, di base c'è una uh, profonda uh, sfiducia Noia. nei confronti delle, delle istituzioni e un'insoddisfazione della vita personale. Cioè, se io um, devo andare a cercare dei segnali negli altri così io posso combattere il male assieme al mio uh, supereroe, al prescelto, è perché nella mia vita c'è qualcosa che non va. E se c'è qualcosa che non va nella mia vita... In parte può essere colpa mia, cioè può essere che sono io che me la sono cercata, ma in buona parte può essere che la società ha, ha portato, soprattutto quando non, sono, non è uno, ma si parla di decine di migliaia di persone, eh, può anche essere che ci sia un, uh, un problema sociale, cioè che la società tende ad emarginare queste persone che magari hanno eh, lavori umili, lavori frustranti, eh, fanno fatica a integrarsi nella società per vari motivi. Eh, problematiche familiari, eccetera, che non sono, ehm, non sono gestite dalla società eh, in maniera corretta, cioè con l'integrazione, con il supporto. L'America non è proprio uno stato che fa del eh, supporto sociale eh, il suo punto forte, no? Partiamo anche esatto. dal solo dalla sanità. E quindi si creano delle sacche di disperazione e di, ehm, eh, di sensazione di impotenza. Ecco la, quello che secondo me da dove parte, tutta questa roba qui, la sensazione di impotenza, cioè io vedo un problema, mi rendo conto che non posso farci niente, non posso fare niente di pratico perché la mia posizione non mi permette di fare niente di pratico, eh, ti senti un po' come lo schiaffo del soldato, è presente, no? Dove tu sei in mezzo e tutti ti tirano dei grandi schiaffoni e, e quindi tu ti arrabbi col mondo, con la società di cui, fa, di cui fai parte, e, e cerchi un modo per uh, distruggerla qual è il modo migliore per distruggerla oggi uh, per distruggerla o quantomeno per ribaltarla è quello di trovare online con altre persone che vivono la stessa esperienza, il tuo stesso disagio nei confronti della società e a quel punto fai gruppo confermi esatto. le tue paure, confermi i tuoi timori trovi un hobby, perché ragazzi adesso andare a vedere i video della gente che si toglie il cappellino andando a cercare interpretazioni ragazzi questo è un hobby cioè eh... No, 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 sì, non ho una eh... macchina da fare, faccio sta roba, sì, mettiamola così. Eh, in cioè, il, punto è, il punto è che può essere un hobby, ma per alcuni può diventare una missione ed è più esatto. preoccupante. quando Perché questo poi diventa hobby, un motivo eh. di vita, perché lo, questo hobby è talmente eh... cioè, un hobby. Scusami, può essere noi che facciamo certo. lo streaming sul canale e che mezz'ora prima ci leggiamo. Tutta sta roba, certo, certo. Ma se io mi fossi. Avessi fatto tutta la, tutta un, avessi dietro di me una gigantesca infografica su qua. Cioè, no, non c'è sì, sì. fidatevi perché se no mi sparava quella di là. Esatto, certo. Eh, eh. Giustamente. Eh. Però il problema è che questa gente, queste persone qui devono essere in qualche modo reinserite nella società e un paese degno di questo nome dovrebbe considerare questo come un problema sociale serio. E eh, intervenire per fare in modo di tirare fuori queste persone da questa situazione. Considerate che per questa teoria ci sono moltissime persone che sono scomparse dalla, uh, dai familiari, cioè che hanno penato la famiglia, gli affetti, i parenti. Per seguire uh, questa teoria in cui si sono immersi completamente. Eh, senza possibilità sì. di uscirne. Ma allora, questa, o oh, come altre teorie, come altri, altri tipi di complotto eh, che poi, io, Penelope, poi. Sto aspettando tutte. la tua domanda. Scusami, sto leggendo, io leggo quello che scrivete. Mica sono come gli vertacchi. aspetta Io avevo un'altra cosa da dire, ma adesso non me la ricordo più. Ora mi viene in mente. Anche io avevo un'altra cosa da dire, ma non mi ricordo nemmeno io perché adesso Penelope ha interrotto. Siamo ecco, tutti no, in attesa, eh, per no, no, la tua ecco, però di il, perché... punto è, il punto è che in teoria. Il, cioè in teoria la politica non dovrebbe cavalcare queste cose certo. perché è chiaro, cioè, ora detto fra noi io non penso proprio che Trump si creda l'eroe che, che va a salvare il mondo ma ha visto questo personaggio e ha detto "boh, io lo cavalco un po' così e, e quindi mi becco anche un po' il loro consenso come io in realtà non lo so però questa senatrice eh, non so quanto sia quanto creda davvero in queste teorie o quanto le cavalchi per avere l'appoggio di queste persone ecco. allora, giustamente scusa stai finendo, stai no, finendo. Ah, okay. no no va bene va bene eh, giustamente Maverick fa una domanda interessante eh? ma voi come fareste se non si fidano più di nessuno come le recuperi? è verissimo queste persone dovresti recuperarle prima cioè eh, devi evitare che si formino delle sacche sociali di, eh, di, di questo tipo anche perché eh, bisogna tenere presente che a parte che una volta che sono caduti in questo, in questo allora in questo giro non è vero che ne li recuperi però eh? perché molte di queste persone non hanno più nulla da perdere avere qualcosa da perdere fa cambiare un attimo la situazione cioè le persone con cui ho avuto a che fare eh, per esempio per le scie chimiche che è un complotto molto meno impattante politicamente ma comunque molto simile come dinamiche ehm, sono persone che sono piuttosto disperate Uh, e se tu riesci a uh, reincluderla all'interno della società uh, la situazione migliora perché comunque iniziano a, a confrontarsi con gli altri non sono più chiusi all'interno di una cerchia perché queste cerchie qui poi diventano delle cerchie chiuse in cui si autoalimenta uh, le loro convinzioni eh... Sì, e una volta che si è chiarito che non c'era un sotterraneo nella pizzeria, boh, si passa ad un'altra cosa, eh, ma tanto comunque ci saranno i bambini Pedro saranno tenuti in, eh, al confine col Messico. E infatti, certa gente è andata a cercare eh, certo. i, i Pedro nascosti su, sul confine del Messico, rischiando di farsi sparare da, 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 da chi possedeva quelle terre. Sì, ma perché queste, comunque il, il punto di sentirsi importanti eh, è fondamentale. Cioè, nel momento in cui io mi sento un prescelto perché ho delle informazioni che altri non hanno, e sono in grado, credo, di poter migliorare il mondo creando un'utopia e fermando un, cattivo, un nemico che mi creo, cioè che io mi sono autocreato. E beh, la mia vita è più facile. Perché io sto combattendo un nemico che di fatto non esiste. Perché me lo sono creato. Uh, e e, e e lo sto facendo bene per forza perché non esiste e quindi è eh, eh, co come se io mi inventassi un nemico invisibile qua di fianco a me e eh, che adesso finisco la live mi alzo, lo schiaffeggio e eh, ho vinto. No? Eh, che, che gran soddisfazione! Quando invece è molto più difficile combattere i nemici reali perché quelli interagiscono sul serio eh, e, e possono creare dei problemi. E poi queste, ovviamente, Beh. ci sono vari gradi di. Eh, cioè, tu entri più o meno con queste dinamiche. Poi ci sono vari gradi di caduta nel tana del bianconiglio, come si dice, cioè caduta nel profondo di questa sì, situazione, sì, sì. fino ad arrivare a entrare in una pizzeria con, uh, con un fucile d'assalto. Eh... Sicuramente quello più facile è andare nel, sulla bacheca di, un qualunque, di, di una persona che si sta sulle scatole, scrivergli un insulto e, e poi andarsene, eh, come avviene troppo spesso. Eh, Penelope scrive... Io mi chiedo sempre, co sempre però come è possibile che si rafforzi una vicenda anche quando, in anche quando iniziano ad essere così assurdi da non essere più in accordo l'uno con l'altro. Sul resto rispondo che Bressanini ha detto di che non possiamo svuotare il mare con un secchiello. Allora, eh, loro possono essere d'accordo l'uno con l'altro, ma hanno un obiettivo comune, cioè il non accordo eh, è secondario eh, fino a che l'obiettivo rimane lo stesso, ovvero fino a che no nessuno di loro prevale sull'altro. Quindi io ho la mia teoria, tu hai la tua, Giacomo ha la sua, eh, abbiamo teorie diverse, però l'obiettivo è comune, quello di combattere i malvagi, che sono lì, sono quell'obiettivo lì. E andiamo tutti nella stessa direzione, in modo diverso ma tutti nella stessa direzione. Uno dei problemi eh, di scontro succede quando eh, uno di questi ha più visibilità. Infatti fateci caso, eh, quando un giornalista dà più visibilità a uno, cioè proprio a un, a un singolo, a una di queste persone, gli altri reagiscono non in maniera positiva, ma in maniera negativa. Cioè, reagiscono sempre con un: Lui non ci rappresenta. Lui è detto così, ma in realtà non ci rappresenta. Ah, aspettate. Eh, forse quello che sta dicendo lo dice apposta per, per screditare il movimento. Ah, forse addirittura lui è un infiltrato nel movimento da sempre. Ed ecco perché i giornalisti lo stanno intervistando. Perché nel momento in cui tu passi dal sottobosco. Della lotta silenziosa ad avere visibilità per esempio mediatica tramite un'intervista che può essere anche quella di Barba Scura fatta sul canale mm, YouTube sì, alla manifestazione dei, dei No Mask, Terape... no, anche dei e anche quella dei terapiattisti, anche quella dei terapiatisti erano tutti tra più o meno d'accordo, però ehm... sì, sì. anche okay, loro si contraddicevano fra di loro. però sì, sì. nei No Mask, questa dinamica si vede molto bene. guardate il video di Barba Scura perché si vede molto bene questa dinamica, nel quale se tu intervisti uno gli altri dicono no no lui non è quello giusto vai da quell'altro però se vai da quell'altro c'è cioè qualcun altro che dice no no lui non è quello giusto vai da quell'altro perché eh, c'è proprio un meccanismo di emersione dall'anonimato eh, che nel momento in cui uno di questi ci riesce gli altri dicono eh ma come mai lui c'è riuscito e io no e allora vivi la stessa frustrazione che tu vivi durante tutta la, tut, tut, tutti i giorni della tua vita c'è questa sensazione di insoddisfazione che ti porta a cercare di inventarti un nemico da da combattere contro cui combattere. Nel momento in cui eh, io vengo portato, vengo elevato eh, a, a, a personaggio con una caratura più elevata rispetto agli altri, le mie tesi diventano un'imposizione sulle tesi degli altri, non sono più paritarie, e a quel punto rientra l'inferiorità, il complesso di inferiorità rientra. La, uh, la paura di essere sottoposti a una teoria, cioè una, un, a un controllo da parte della società, del, 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 del guru di turno. E allora io uh, smetto di, di sostenerlo e uh, cioè, mantengo la stessa teoria, ma lo critico, no? Sì. Uh, sì, viene di fatto ecco. manifestazione quale è andata Scura, ma sarà proprio questo. Sì, però forse nel video, Scura non, non dice chiaramente questa cosa. Questa è un'opinione che mi sono fatto io eh, in anni, in cui ho visto complottisti che ehm, si scandano nel momento in cui tu dai, tu metti uno di loro su un piedistallo. E questo è strano. Perché se io mettessi un complottista su un piedistallo e avessi un vero nemico, io sarei felice. Cioè, se io ho una battaglia sociale da portare avanti, e non io, ma un altro tizio porta avanti la mia battaglia sui media, ehm, sono, 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 sono felice di questa cosa qui, il fatto che non sia felice è proprio il fatto che io voglio che questa battaglia rimanga nel sottobosco, perché di fatto se esce da lì eh, non è più una battaglia di resistenza, ma diventa um, una battaglia politica e, e allora non mi va più bene. E dice la stessa cosa dei terapeutisti americani del documentario di Atlantide di ieri sulla 7. Sì, quello di Atra Atlantide, eh, c'era sempre Barba Scura, mi pare, no? Sì, credo, credo che si parli di quello di, di cosa sì. era ieri sera. Ma no. c'era anche tipo la Galavotti, che ha fatto... C'era anche Barbara? Un... Non lo so, non, non... io ho visto qualcosa che parlava di complottismo e del, di, di, delle cause del, del complottismo, eccetera. Cioè ho visto un, un post da qualche parte, però poi magari ne parliamo su Telegram a proposito, okay. seguiteci su Telegram esatto. sul nostro canale eh, poverino Axel ha detto 650.000 volte però va bene eh, vabbè, giusto. Eh, vabbè, eh, eh, ehm... poverino, è giusto Aspetta, quindi poi è, è un, un meccanismo altro... complicato eh, questa, questa cosa qui tra l'altro ovviamente eh, bisogna sempre cercare di farlo con un, un minimo di, di rispetto perché per esempio se tu vai da uno eh, che sostiene una teoria assurda Uh, del complotto gli dici ma tu che problemi c'hai? ovviamente non, non funziona <ride> questa cosa capite cioè nel senso poi oh, è... dipende allora Axel no, dice funziona, che io mi sono dimenticato vero. del video dei complotti ma si sbaglia si sbaglia di grosso allora invece scusami Lilon Lilo Stitch che dice che lui ha vissuto in America e dice stiamo parlando cioè ci credono davvero stiamo parlando di un paese in cui alcuni posti insegnano ancora che il sangue prima di uscire dal corpo è blu in cui puoi rispondere ad una domanda sull'evoluzionismo disquisendo sul creazionismo perché l'evoluzionismo va ancora con, va contro il tuo credo. Ottimo, ottimo! Mi sembra un bel, paese, un bel paese. Vi faccio vedere questo video su Trump. Voi dovete eh, trovare i complotti. Cioè, chi crea il complotto beh. migliore potrà scegliere la canzone che Ruggero canterà quando la divideremo. I complotti, beh, in perché? Ah, no, si vede, si vede. si vede. prendere qualcosa. Vede. Lo vedete? Quindi tu non lo vedi? Perché io lo vedo ogni no. tanto? Non lo so. No, che merda, era una sorpresa bellissima. Deve abbassare anche la non... Avete ragione. Il fatto di non vedere il video è un complotto. Esatto, sì. Che era... Che era... Non capisco perché non si vede il video quando qui mi dice che il video c'è. Ma non, non sarei stupito di come funziona male eh, questa, questa roba. Perché acquis ho acquisito quel finestre continuamente e se ne acquisisci due non funziona più. Ma Streamlab? Sì, Streamlab che si bugga continuamente. Continuamente mm. si bugga no poi un po' ci si aspetta. mette anche Chrome che se tu mandi un video in background non te lo fa vedere cioè... eh sì sì era quello che era accaduto con gli astrofichi sì eh, sì non esatto, esatto che, è un po', che è un po' un baccaio questa roba qui perché bisogna usare un altro browser ma non ho ancora allora Penelope dice che forse a vediamo vediamo un attimo però aspetta io lo vedo ancora, ancora bianco Questo ah no ok Tipo, così dovrebbe vedersi. I would be able lo to vedete? Cioè, aspetta, non lo so, perché c'è il lag. Aspetta, eh. Io non vedo niente. Adesso lo metto silenzioso. No, no, no non si vede. Che balle. In realtà Simone che trolla. No, no, Ragazzi, ma... La cosa bella è che io tipo lo vedo ogni tanto. Aspetta, se faccio così... Si muore non si usa il computer. Non chiedetemi perché diventa bianco il video quando uh, lo, lo faccio partire. Non vedo io. Ma da YouTube? Sì. Secondo me o c'è accelerazione 3D da qualche parte e si crasha questa. Ah, qui, sì, 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 è possibile. Che decide che l'accelerazione 3D non gli piace. Proviamo a vedere così. No. Sono i poteri forti Secondo che non me vogliono la televisione. È il tivore. browser che ha accelerazione 3D, ma è strano perché l'ho disattivata. Aprilo con... Ecco, uh, beh, allora, Penelope dice, ci sono dei un giornalisti che su queste via. cose ci guadagnano, come l'amatissimo Bio Blu Eh... Tutti i complotti, ma sì. non solo lui, anche un altro che inizia per la B e... e cosa? Le cose, vero? No. No. Ah, ma aspetta, forse è per questo che non lo vedete. Continuiamo a vedere la siglette. Sapete perché? Adesso aspetta. Eh, scusate, compito. ma nessuno di voi ha notato, ha notato il, il razzo sul divano? E il razzo è una parola in codice? No, uh, veramente no. Ok. È il razzo sul ah, divano, esatto. quello che monteremo prossimamente. Esatto. Potremmo fare un so for for è Qualcuno chiede un sondaggio eh. su... Comunque è inspiegabile come faccio a continuare a non vedersi, cioè apparenti. devo fare così perché sei un vigliacco, cioè devo fare così e così. No. Perché non c'è Elena se non lo butta so, subito il razzo. E se faccio così invece? Vabbè, agisci ma è follia, col favore, delle così funziona. Delle... Cosa significa agisci col favore delle tenebre? Cosa devo fare per? Non il... lo so. Eh, no, però uh... No, il razzo verrà montato in una live, eh, che farò da casa mia, con eh, una serie di ospiti che dobbiamo ancora decidere invitare, e invitare. Però ci sarà il gatto, sicuro, perché la faccio da casa mia, perché c'è la, la, la rete decente, ok? Allora, il video ve lo faccio vedere adesso. Che ce l'abbiamo fatta, vai, vai, honesto, come significate perché they would have been glad di it I don't want to take advantage of something. I <laughs> don't uh, I have something that questo tra l'altro non è un video montato da... è proprio no. cioè, è, accaduto... è veramente accaduto è veramente accaduto nel frattempo sì, questo farà tutto quando vengono votate esattamente montiamo il set leggo dei nasi in live For sì, ma non, Vabbè. No, okay. non è l'angelo ucciso è un sono <ride> una... <È> <ride> votazioni so che so voglio ricontare i voti che non abbiamo visto eh, comunque, oh, secondo exactly me chiaramente is. in questo video Trump She... sta dando dei segnali in codice riguardo la grandezza del prossimo eh, modellino della Lego. Esatto, che è del, yeah. del, del Dragon, giusto? Pensavo stessi no, dando no. le misure del cazzo che ve ne frega, però <ride> anche, anche. Tanto, okay. così, tanto così, tanto così perfetto, esatto. Va bene, va bene, ragazzi. Allora, ehm, avete domande su questa cosa di complot? Io Mi ricordo che avrei voluto dire qualcos'altro, ma ovviamente eh, me, lo sono, me lo sono dimenticato. Eh, però, quello sì, che posso dire è che, per esempio, il, queste teorie si spengono un po' da sole a un certo punto, cioè tendono poi a passare di moda. Salvo poi essere sostituiti da un altro. E secondo me dietro, come dicevi tu, giustamente Giacomo, c'è proprio l'interesse politico. Eh, eh ben sì. Deneb Dufin chiede sì. eh, qualche libro da leggere Allora, un libro c'è eh, Non mi ricordo bene il titolo eh, Aspetta, eh. Ma sui complotti? Sì Allora, un libro carino è eh, un libro eh, che si chiama 11.9 La cospirazione impossibile Uh, che è una raccolta di articoli scritta da um, raccolta da Massimo Polidoro in cui ci sono una serie di uh, autori vari all'interno. Allora, io posso dire che Quindi uh, invece... si parla anche di psicologia del, del complotto. Eh, sì, sicuramente quello quando è bene. Io avevo letto, vabbè, su, sui complotti, ma quelli lunari. Che era quello di Attivissimo, il libro Luna ci siamo andati. Ok, anche noi ci siamo andati. però lì è un po' più tecnico, mettiamola così. Eh, poco, eh, questo era un messaggio in codice per la mia ragazza che dice: fra quanto può andare a dormire, esatto, perché non è già a dormire? è Perché quella scala lì di dietro ah. è la scala che porta al suo palco dove c'è il letto, ok? Quindi sì, direi che a breve andremo tutti a dormire magicamente esattamente. Um... Altri libri, in realtà, magari possiamo parlarne appunto nella nostra chat di Telegram. Mm -hmm. Perché secondo me qualcosa proprio sui complotti c'è. Eh, ma proprio su. America, e... buonanotte che ci abbandona. Sì, buonanotte. Te, eh... Beh non è tanto tecnico quello di, di Paolo eh? Eh, non, quello eh, non fatevi No no tecnico nel senso che in realtà Smonta cioè in maniera molto, molto Molto Precisa proprio cose Comunque non so se c'è un libro A parte qualche articolo della, Che dicevo prima del, del libro 11.9 la cospirazione impossibile Dove ci sono degli articoli che parlano proprio Della psicologia dietro Alla mm. All'associarsi a credere ai complotti, eh, non, non so se sono sotto libri sotto che io conosca che si occupano di psicologia del complotto. Ci saranno sicuramente, ah, eh? Probabilmente è quello di, Pol di Polidoro, è Il mondo sottosopra, giusto? Sì, però mi pare che non parli di teorie del complotto. Non lo so, forse. Non lo so, ho cercato libri complotti. Nel frattempo nel frattempo no, no, no. sappi che eh, il voto dell'ego del è abbastanza unidirezionale perché eh, il 100% eh, delle persone dice che viene solo se c'è Pelonio indipendentemente da quello eh, che fai sì, stupido, okay. il giorno in cui io recupererò il mio gatto queste live e, e tu recupererai Pelonio queste live diventeranno super seguite arriveremo alle sì, esatto. 200.000 persone in live contemporanea saremo gli streamers più streamosi del mondo eh, sì, sì. Un gatto. tanto cioè il mio in realtà se ne frega cioè, lo, lo molli lì no non Nana dir parla di complotti certo che parla di complotti parla di psicologia del complotto cioè di tutti questi meccanismi che portano una persona ad associarsi a una teoria del complotto e a sostenere una teoria del complotto è chiaro che si parla sp spesso si parla di complotti però secondo me non è corretto parlare di complotti senza dare una visione della psicologia del complotto perché altrimenti spesso le persone che eh, credono a un complotto vengono etichettate come dei pazzi eh, sì, certo. e, e questo non è utile né a chi studia eh, le teorie del complotto per cercare di eh, evitare gli estremismi né a chi crede nel complotto eh, a, a farsi un'idea eh, o a cambiare idea. cioè Non, non serve a nulla. No, è no, il eh, Certo, è quello, la cosa che non serve, è soprattutto uno andare okay, contro il libro di Massimo. Insultare la gente e eh, dargli del cretino, dell'asino, dell'ignorante o dell'idiota perché sicuramente non farai cambiare idea alle persone, ma quello su nessuna cosa, ecco, a parte il complotto dell'anonimo Q, anche quando si parla di vaccini e vaccinazioni, se tu gli dici sì, sei un cretino, che se pensi queste cose. Non vai da nessuna parte, anzi, arrocchi. Fai arroccare solamente di più l'altro su una sua posizione e crei quelle che, di cui parlavamo prima, delle bolle dalle quali difficilmente si, si riuscirà ad uscire, o delle bolle, o come in questo caso delle, delle sette, dei gruppi certo. nei quali si, si, si va poi tutto a cuocere e a solo che aumentare, dove tutti quelli fuori sono i nemici e tu uh, non, cioè, insomma. Ecco, un bel libro no. è quello che ha appena, appena suggerito in chat, un um, ruolo sospettose. bianco, uh, che si chiama Menti sospettose, perché siamo tutti complottisti. Okay. Costa okay. poco, uh, pochi, pochi euro su Amazon e c'è anche in formato Kindle. Eccolo là, Izuki, eccolo là, è sto razzo è là, sul, sul divano. Dov'è? Non ho capito. Ah, il razzo. Eh sì, cacchio, ma quanto è grande? È gigante. Beh, è, è gigante. dimensioni, Scala? Scala, no. Aspetta, sto zoomando. Boh, penso che venga eh, viene un metro e qualcosa. Ah, e poi dove lo metti? Ah, boh, non lo so. Sulla mensolina Lego. Ah, ok. Che la... eh, Quella ragù, questa Ci qua sta, è la viene. mensolina Lego. Bello che Questa sopparto. è la mensolina Lego. Sì, ma tanto vabbè giustamente che Morex dice mora. ti avevamo chiamata perché l'aveva fatto vedere e aveva fatto vedere, avevi fatto vedere il razzo ma uh, il studio c'era anzi questa cosa del razzo è un problema cioè creerà un sacco di fraintendimenti continuamente che noi assolutamente non cercheremo di uh, alimentare tipo no, continuamente no, no, no. alimenteremo ma proprio continuamente esattamente, esattamente. esce il razzo va bene ragazzi ehm, da chi andiamo stasera? Allora, c'è online... No, non è più online. Maledizione. Allora, no, eh... prima di tutto, allora, partecipiamo e partecipate a questa cosa attivamente, ragazzi, perché io ci tengo che voi partecipiate a questa cosa. Prima di tutto, prima di fare il ride, decidiamo che cosa andiamo a dire. Non mettete diciamo... razzo. Non mettete no. razzo dentro. No, e soprattutto non mettiamocene... Pre... Possiamo metterci Santana, però. Mm, ci mettiamo... Per un... eh, okay, no, non no, Santana. Liberi di crederci, informazioni, internet e verità. Ma aspettami, liberi di crederci l'ho letto. Io... Liberi di crederci. Io voglio, io voglio di... che Rumore Bianco crei la mia... Uh... Eh, eh, quella sì, di sì. Quattro Ciocchi, ma che Se... stupido, di ce l'ho anche quel libro. <ride> Hai il libro di... Io sì, non sì. Ce non ce sì, sì, due. due ne ho. Devo oh, farmi regalare cose. Perché li... Liberi di crederci è riuscito in versione tascabile ed economica con... L'Espresso, forse, un anno e mezzo fa. Ah, ok. ok. Quello qua, tra l'altro, mi pare. Possiamo invitare allora. Walter una volta qui? È un'esperienza bellissima! Sì, 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 no, no, meraviglioso, meraviglioso. <ride> Invitiamo quattro ciocchi, voglio quattro ciocchi. Va bene. Ehm, allora... A parlare della bolla di Twitch. Siamo rettiliani, di mi, mi piace. Mi piace, mi piace siamo rettiliani. Quindi andiamo a fare un ride da qualcuno cui non lo facciamo da un po', vabbè, fare la Sabaku. Non ha il proprio il minimo senso. No. No. Possiamo fare a sign stream? Siamo noi sign stream, mio caro. <ride> <Televolte>, <ride> mio. Sign stream. Siamo noi sign stream. Andiamo Potremmo a, a qualcuno, a... che ma vuole... eh, io non rispetto. vorrei che stiamo per chiudere. Sono live da mezz'ora prima di noi. Non vorrei che uh -huh. gli mandiamo e gli chiudiamo e chiudono automaticamente. Yeah c'è And andiamo, da... andiamo da victor Lazaro, andiamo da victor Lazaro se non sta giocando c'è victor Lazaro lo è online Sì, però non so se stia giocando c'è la pubblicità certo che la pubblicità perché, perché ti parte automaticamente sto eh sì. sta no, cacchio no, di 4, pubblicità aspetta vediamo un attimo sembra che sia vediamo live ora... si sì, è in live e non sta giocando e ha 750.000 persone che lo seguono No, no, ne ha 257 Boh, allora mi sembra Beh, il minimo andare da, da Victor Ci stanno E scriviamogli siamo rettiliani Siamo rettiliani, sì Ragazzi mi raccomando Bene. Siamo rettiliani ehm, da, da Victor Prima però devo cercare di fare il ride corretto Mi raccomando andate a fare il ride Scrivetegli siamo rettiliani e... Esatto Buonanotte, Buonanotte belli Grazie volte. a tutti E, e noi ci vediamo giugno prossimo credi. Ricordatevi lunedì i Bros Esatto, e non credete ai complotti fatti da anonimi, ma solo quelli certificati. Esatto, e ascoltate Santana. Buonanotte. Ciao. Santana cosa?